Un presepe all'insegna dell'essenzialità, quello realizzato nella parrocchia Sacro Cuore dei Frati Minori di Busto. Per questo Natale Roberto Andolina, da anni curatore della rappresentazione scenica della Natività, ha seguito la tradizione, evitando riferimenti a villaggi spettacolari e luci colorate, per focalizzarsi sull'adorazione dei pastori. Tutti attorno alla grotta a contemplare il bambino, dono della vita, in una genuina forma che esalta la bellezza della fede. Per esempio, così dice, all'insegna dell'essenzialità. Non siamo abituati a pensare al Natale di luci, pieni di movimenti. Invece qui rappresenta quello che in realtà è stato una famiglia povera, due giovani sposi che hanno cercato un rifugio per poter mettere al mondo questa, la creatura, che non era loro, certo, della Madonna, sì, ma che è un dono che Dio ha fatto a noi, all'umanità. È nato con i poveri, tanto è vero che le statue sono figure di gente normale come noi, anzi, direi i pastori che erano considerati disprezzati perché, come dice il Papa, avevano addosso l'odore delle pecore, che per la civiltà di allora era considerato il fatto di vivere poi con gli animali una cosa che vedeva l'uomo impuro, tanto è vero che il pastore è considerato una categoria veramente disprezzata. E il Signore Gesù, figlio di Dio, è nato proprio in questo, si è rivelato a questa gente per dire che la via da seguire non è quella del dominio, della potenza, degli imperatori, di quelli che spostano gli uomini come fossero delle pedine, ma è proprio da cercare con la normalità della gente.